Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di The Perfect Server. Oggi vedremo insieme come virtualizzare macOS 11 Big Sur su Proxmox. Innanzitutto partiamo col presupposto che per poter utilizzare questa guida è necessario possedere un Mac genuino. Detto ciò, apriamo un browser come potrebbe essere Safari o Chrome e navighiamo sul fork di OS X KVM appartenente ad NickDude, altresì noto come Nick Sherlock nella community di Proxmox e macOS. L'URL è github.com/thenickdude/osxkvm, ma comunque vi lascio tutto in descrizione per poter raggiungere questa repository. Una volta atterrati in questa repository ne dobbiamo scaricare il contenuto. Per far ciò clicchiamo su code e successivamente selezioniamo download zip. Una volta scaricato lo zip, estraiamolo e all'interno del contenuto dovremmo trovare questi file. Prima di procedere, però, apriamo il terminale e installiamo dei componenti aggiuntivi di Xcode. Per far ciò, digitiamo Xcode Select Install. Una volta che ci appare questo pop-up, confermiamo l'installazione cliccando su Installa. Accettiamo il contratto di licenza e successivamente attendiamo il download del software. Al termine dell'installazione clicchiamo su Fine, raggiungiamo la cartella di OSX KVM Master dal terminale. Per far ciò io mi trovo all'interno della mia cartella home, pertanto faccio cd downloads slash OSX KVM Master. Successivamente entriamo all'interno della cartella scripts slash Big Sur e diamo questo comando make Big Sur trattino recovery.img. Adesso il processo che abbiamo avviato procederà a scaricare la recovery di Big Sur che utilizzeremo successivamente per installare il sistema operativo. Perfetto, è stata creata l'immagine di Big Sur Recovery in formato IMG. A termine del download per trovare il nostro file basta andare all'interno di script Big Sur e qui avremo essenzialmente il nostro file IMG che è stato convertito invece in IMG. Adesso mettiamo da parte i file che abbiamo scaricato, andiamo all'interno dell'account di NickDude e andiamo a cercare invece la repository KVM OpenCore. Eccola qui. Successivamente puntiamo la sezione releases e andiamo a scaricare l'ultima versione in formato ISO GZIP. Ci clicchiamo sopra e attendiamo che il download venga completato. Dopo aver scaricato OpenCore, entriamo all'interno della nostra installazione di Proxmox, selezioniamo uno dei nostri archivi, posizioniamoci su ISO Images, clicchiamo su Upload e qui andiamo a caricare i file ISO che abbiamo appena scaricato, ossia OpenCore e l'immagine di Big Sur. Il file immagine di Big Sur sta all'interno di OSX KVM Master Scripts Big Sur, Big Sur Recovery Image. Dopo aver completato l'upload di Recovery e OpenCore, andiamo questa volta sulla repository OSX KVM di Kolia, la repository originale, e andiamo ad estrarre l'OSK Authentication Key che utilizzeremo tra un po' non appena andremo a creare la nostra macchina virtuale per installare macOS Big Sur. Questa chiave è presente all'interno del file OpenCore bootsh ed è essenzialmente questa qui, completa di copyright. Fatto ciò, torniamo nuovamente all'interno di Proxmox e ora siamo pronti per creare la nostra macchina virtuale. Facciamo create VM sul nostro nodo, qui diamo un nome alla nostra macchina virtuale, io la chiamo Big Sur, facciamo next, qui selezioniamo l'immagine ISO di OpenCore, io metto la versione 12 che abbiamo appena scaricato,
facciamo Next. Su Graphics Card andiamo a selezionare VMware compatibile. Successivamente spuntiamo QEMU Agent, lasciamo a default VirtIO SCSI e spuntiamo Advanced, nel quale andremo a selezionare come BIOS il BIOS UEFI e come Machine Q35. Successivamente lasciamo spuntato Add EFI Disk e qui andiamo a selezionare dove piazzare questo disco EFI. Io seleziono Local e come formato metto RAW Image. Clicchiamo nuovamente su Next, qui impostiamo come Bus Device VirtIO Block, scegliamo dove piazzare il nostro disco principale, allochiamo dello spazio, io metto 80 GB, selezioniamo come cache Write Back e spuntiamo anche Discard e per questa volta metto come formato di immagine nuovamente RAW. Facciamo Next. Qui cerchiamo di allocare un numero di core rispettando la topologia della nostra CPU, io ne dedico 4, cerchiamo anche di rispettare una quantità di core che sia supportata ufficialmente dalle CPU dei Mac genuini, abilitiamo NUMA, facciamo Next, disattiviamo il memory ballooning perché non è supportato ufficialmente da macOS, qui decidiamo quanta RAM allocare, io metto 4096, clicchiamo Next, in network andiamo a selezionare come modello di scheda VMware VMXNet 3, andiamo nuovamente avanti e adesso clicchiamo su Finish. Prima di procedere con l'installazione dobbiamo verificare ancora alcune cose, in particolare nella sezione Options della nostra macchina virtuale assicuriamoci che Use Tablet for Pointer sia settato a Yes. Inoltre all'interno della scheda hardware invece aggiungiamo un secondo DVD drive con bus device IDE 0 con il quale referenzieremo il nostro setup di Big Sur Recovery. Una volta selezionata l'immagine facciamo Create e adesso prima di avviare l'installazione e la nostra macchina virtuale colleghiamoci in SSH con il nostro server Proxmox. Una volta dentro andiamo a modificare il file di configurazione della nostra macchina virtuale. Facciamo nano etc pv qemu server slash il numero della nostra macchina virtuale, nel mio caso è 114.conf. All'interno di questo file dobbiamo aggiungere innanzitutto una riga, la riga args. Queste istruzioni le troviamo all'interno della guida ufficiale di Nick Sherlock per installare macOS su Proxmox. Vi lascio comunque queste istruzioni anche in descrizione. Copiamo appunto questo pezzettino args e lo andiamo ad aggiungere all'interno del nostro file. Incolliamo avendo l'accortezza di andare a sostituire the OS key you extracted goes here in termini di chiave che avevamo localizzato sul progetto di OSX Colia. Copiamo pertanto la chiave e l'andiamo ad incollare qui dentro. Adesso, prima di chiudere questo file, però, posizioniamoci alla fine dell'istruzione di args e andiamo ad incollare un'altra istruzione per passare le instruction set. Se la CPU è una CPU Intel, usiamo questo instruction set. Se si tratta invece di una CPU AMD o comunque nel caso in cui la prima istruzione non dovesse funzionare, usiamo la seconda. Anche queste ve le lascio in descrizione. Incolliamo il nuovo instruction set, cancelliamo questo a capo. E adesso andiamo a ricercare all'interno di IDE 0 e IDE 2 tutti i riferimenti media uguale CD-ROM. Li andiamo a tirar via e al posto di questi inseriamo cache uguale unsafe su entrambi. Adesso che abbiamo finito facciamo CTRL X, digitiamo S e facciamo invio. E adesso per evitare boot loop durante l'installazione di macOS digitiamo ICO options KVM ignore msrs uguale y freccia freccia etc modprobe d kvm.conf and update initramfs trattino k all trattino u. Questa istruzione va data all'interno della nostra shell ssh del server Proxmox.
Una volta lanciato l'update initramfs, riavviamo il nostro server Proxmox e riaccediamo all'interno dello stesso. Selezioniamo la nostra macchina virtuale Big Sur e finalmente siamo pronti a cliccare Start per lanciare l'installazione. All'avvio selezioniamo macOS Base System per avviare l'installazione. Arrivati a questo punto, come al solito, apriamo Disk Utility e andiamo a preparare il nostro disco sul quale installare macOS. All'interno di Disk Utility selezioniamo Apple Incorporated Virtio Block Media e facciamo Erase. Qui diamo un nome al nostro disco, io lo chiamo macOS. Lasciamo a default il formato APFS e lo schema di partizioni in formato GUID. Facciamo Erase. Successivamente clicchiamo su Done al termine del processo, chiudiamo Disk Utility, selezioniamo Reinstall macOS Big Sur, clicchiamo Continue. E adesso non ci resta che installare il nostro sistema operativo come da programma. Accettiamo i termini e condizioni, selezioniamo il disco che abbiamo appena formattato cliccando successivamente su Continue. E adesso non ci resta che attendere l'installazione di macOS Big Sur. Questa installazione, trattandosi di una recovery, procederà a scaricare tutti i file che compongono il sistema operativo da internet. Non appena il primo step di installazione si completerà, il sistema operativo verrà riavviato e di qui in poi, poiché subirà diversi riavvii durante il processo di installazione, andremo a selezionare sempre macOS Installer. Dopo diversi riavvii, finalmente la voce macOS Installer scomparirà e da questo punto in poi dovremo selezionare il disco che abbiamo in precedenza rinominato, nel mio caso macOS, pertanto premo invio per avviare il sistema operativo. Da questo punto in poi non ci resta che procedere alla configurazione di macOS Big Sur. Io intanto procedo selezionando Italia. Qui vado a selezionare l'italiano come lingua preferita. Lo stesso dicasi per quanto concerne la tastiera. E per il resto ovviamente esprimiamo le nostre scelte in funzione di quello che vogliamo utilizzare all'interno del nostro sistema operativo. Accettiamo i termini e condizioni. Qui creiamo un account. Disattivo Siri poiché non mi interessa utilizzarlo. Scelgo come tema la Dark Mode. Ed eccoci qui all'interno del nostro macOS. Al primo avvio ci viene anche chiesto di configurare la tastiera. E una volta fatto questo, possiamo dirci soddisfatti di aver completato l'installazione di macOS Big Sur all'interno di Proxmox. Da quello che possiamo notare, il sistema operativo è tranquillamente utilizzabile. L'unico handicap è che purtroppo non ci sono dei guest tool o degli strumenti per poter migliorare l'esperienza d'utilizzo all'interno di Chrome. Per migliorare le prestazioni, non esistendo quindi delle guest tools, possiamo utilizzare degli strumenti di terze parti, ad esempio come TeamViewer e affini. Per il resto, come vi dicevo, non ci sono limiti, possiamo sfruttarlo appieno per fare veramente ciò che ci serve.